Immaginate che stupendo Papa Francesco. Vi racconto la prima volta che ci siamo incontrati. A Torino, dove io vivo, ci sono, c'è un signore, adesso c'è una transizione, ma c'è un rivale storico in via Pietro Micca, dove c'entrano al massimo 7 persone per bere il caffè, ma un bar storico. Conosco. Sai, Beccuti. Tu da bere Italia e Torino? C'è un figlio che vive. Che bella vita, pietà, che quelli che sono solo. Da Beccuti. Caffè costa d'oro. Mi sapete che gli italiani sono più grandi produttori del caffè del mondo, pur non avendo un chicco di caffè. Perché noi fabbrichiamo le macchine da caffè e poi la nostra costatura è famosa. Io ero andato da Papa Francesco, passo da mio amico, adesso non c'è più lui, un altro, però quello è il bar. Passo, dico, devo andare al Papa, come bar, e per riportargli un regalo, figlio di italiano, un bel pacco di caffè, ma io ho fumato. Arriva da Papa Francesco e mi guarda, ho portato un regalino, un pacco di caffè. Poi abbiamo lavorato, abbiamo fatto delle cose. 5 giorni dopo torno a Torino, passo ad un incolbato e mi dice, 5 giorni dopo, il Papa mi ha scritto. Perché il Papa ha preso dal destino che chiudeva il pacchetto di caffè profumato. E ha scritto, il caro Don Luigi mi ha portato in dono un pacco del vostro caffè. Io me lo sono fatto molto buono, grazie Papa Francesco. Che parole, ma può essere una mano stretta, può essere una carezza, può essere uno sguardo, una vicinanza. La seconda volta gli ho portato due pacchi. Ma Papa Francesco mi ha raccontato una cosa e poi da quel momento mi sono permesso di raccontare, che forse già la conoscete. Quando i suoi nonni avevano già prenotato al Piemonte dove vivevano la nave per andare in Argentina. Poi non ce l'avevano fatta sotto. Hanno rinviato la partenza. Prenderanno un'altra nave mesi, mesi dopo e Papa Francesco l'ha raccontato a me, ma lo racconterebbe a voi con molta semplicità, con molta profondità. Mi direbbe quello che ho detto a me, una cosa molto semplice. La nave sulla quale avrebbero dovuto salire i suoi nonni, quel bambino che diventerà poi il papà di Papa Francesco. È stata battezzata da chi? E la nave l'ha fatta, andata a picco, con centinaia di italiani morti affogati. E non dimenticate la nave Silvio. È la nostra storia, è la nostra storia, una storia che si ripete. Ma Francesco, parlando proprio dell'inclusione, fa questa affermazione che gli consegna un Papa che vuole salvare la terra, come diceva, quando dice: abbiamo bisogno di una politica di ampio vedute. Molte volte la stessa politica è responsabile del proprio discredito a causa della corruzione e della mancanza di buone pratiche